Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore, il Signore sia con voi. Fratelli e sorelle, ci siamo radunati intorno all'altare, intorno alla mensa del Signore, invitati da Gesù per essere con Lui, perché Lui desidera che siamo con Lui. Prima del nostro desiderio, Lui vuole essere con noi. Lui desidera che riceviamo il suo cibo, il suo nutrimento, e ci dice: nutritevi della mia parola, del mio corpo, perché per essere più vicini a Lui e per essere i suoi fratelli e sorelle. Siamo la madre di Gesù che ascolta la sua parola e diventiamo fratelli e sorelle di Gesù. Preghiamo nel suo cuore, nel cuore di Gesù. Il che significa cerchiamo il suo cuore mentre canteremo Kyrie eleison. Preghiamolo, cerchiamo il suo cuore mentre ascoltiamo la sua parola. Non ascoltiamo solo la pura parola, ma cerchiamo di ascoltare il suo cuore. Mentre lo riceveremo nell'Eucaristia, mentre riceveremo il suo cuore, il suo corpo, cerchiamo il suo amore, il suo cuore. E adesso con un cuore sincero, pentendoci, apriamoci alla grazia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo.
O Dio, che nell'umiliazione del tuo Figlio hai risollevato l'umanità dalla sua caduta, donaci una rinnovata gioia pasquale, perché liberi dall'oppressione della colpa partecipiamo alla felicità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che Dio è vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro della Genesi. In quei giorni Israele levò le tende con quanto possedeva e arrivò a Beersheba, dove offrì sacrifici al Dio di suo padre Isacco. Dio disse a Israele in una visione nella notte: Giacobbe, Giacobbe. Rispose: Eccomi. Riprese: Io sono Dio, il Dio di tuo padre. Non temere di scendere in Egitto, perché laggiù io farò di te una grande nazione. Io scenderò con te in Egitto e io certo ti farò tornare. Giuseppe ti chiuderà gli occhi con le sue mani. Giacobbe partì da Beersheba e i figli di Israele fecero salire il loro padre Giacobbe, i loro bambini e le loro donne sui carri che il faraone aveva mandato per trasportarlo. Presero il loro bestiame e tutti i beni che avevano acquistato nella terra di Canaan e vennero in Egitto, Giacobbe e con lui tutti i suoi discendenti. Egli condusse con sé in Egitto i suoi figli e i nipoti, le sue figlie e le nipoti, tutti i suoi discendenti. Egli aveva mandato Giuda davanti a sé da Giuseppe perché questi desse istruzioni in Goshen prima del suo arrivo. Arrivarono quindi alla terra di Goshen. Allora Giuseppe fece attaccare il suo carro e salì incontro a Israele suo padre in Goshen. Appena se lo vide davanti, gli si gettò al collo e pianse a lungo, stretto al suo collo. Israele disse a Giuseppe: «Posso anche morire questa volta dopo aver visto la tua faccia, perché sei ancora vivo». Parola di Dio. Бувай на Господа і чини добро, щоб жити на землі безпечним бути. Втішайся в Господі, Він сповнить тобі бажання твого серця. На Господа здай твою дорогу, бувай на Нього, і Він учинить. Виведе як світло твою правду і твоє право як полудень. Спокійний будь у Господі, надійсь на Нього. Не палай гнівом на того, кому щастить у дорозі. На людину, що лихо коїть, лиши гнів, покинь пересердя, не палай гнівом, а то на коїш тільки лиха, бо лиходії знищені будуть ті, що надіються на Господа, заволодіють краєм. Ще трохи беззаконник пропаде, подивися на його місце, і його більше не буде. Покірні заволодіють краєм і тішитимуться глибоким миром. Не промовлятиме від себе, лише буде повідати, що чує, і звістить те, що настане. Алілуя! Алілуя! Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo disse Gesù ai suoi apostoli: «Ecco, io vi mando come pecore in mezzo a lupi.
Siate dunque prudenti come i serpenti e semplici come le colombe. Guardatevi dagli uomini, perché vi consegneranno ai tribunali e vi flagelleranno nelle loro sinagoghe, e sarete condotti davanti a governatori e re per causa mia, per dare testimonianza a loro e ai pagani. Ma quando vi consegneranno, non preoccupatevi di come o di che cosa direte, perché vi sarà dato in quell'ora ciò che dovrete dire. Infatti non siete voi a parlare, ma è lo Spirito del Padre vostro che parla in voi. Il fratello farà morire il fratello e il padre il figlio, e i figli si alzeranno ad accusare i genitori e li uccideranno. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Quando sarete perseguitati in una città, fuggite in un'altra. In verità io vi dico, non avrete finito di percorrere le città di Israele prima che venga il Figlio dell'uomo. Parola del Signore. Cari fratelli e sorelle, il testo che abbiamo appena sentito lo conosciamo molto bene, ma proprio quel fatto che lo conosciamo può ingannarci e possiamo pensare che sappiamo di che cosa si tratti. Quando si tratta della parola di Dio, allora non è buono dire che lo conosciamo, che la conosciamo. Sì, esiste la nostra conoscenza, ma la dobbiamo mettere sempre da parte e affrontare la parola di Dio sempre come se fosse la prima volta, cercare di ascoltarla in questo modo. E poi scopriremo sempre qualcosa di nuovo in essa e comprenderemo la parola di Dio come una scoperta, come se essa fosse la buccia sotto cui viene nascosto il nucleo, il nutrimento, o come se fosse il suolo, il terreno, ma sotto la superficie, sotto il campo, esiste la ricchezza, il tesoro. Perciò pian piano, ascoltando con tanta attenzione, meditando col cuore, riscopriamo quel tesoro. Così anche qui, fratelli e sorelle, quando abbiamo sentito questa parola, Gesù dice: io vi mando, desidero che andiate. Dove? A chi? Ai lupi. Desidero che andiate agli uomini che sono i vostri avversari, che non sono i miei, che forse non possiedono il mio spirito, che sono di questo mondo, ma io desidero che voi andiate da loro. Ma guardatevi dagli uomini, guardatevi. E un'altra cosa, perseverate. In che cosa dobbiamo perseverare? Perseverate nell'intenzione di rimanere così come siete, come io vi mando. Rimanete come pecore e come le colombe. E non appoggiatevi solo a se stessi, alle vostre forze, ma apritevi allo Spirito Santo, allo Spirito di Dio, perché esso possa guidarvi, e costruite tutto
sulla fiducia in me, in Dio. Non preoccupatevi, abbiate fede. Ecco, fratelli e sorelle, ecco, questo sarebbe il primo tocco con la parola di Dio che notiamo al primo istante, ma adesso tocca ad andare oltre, più profondamente, e dobbiamo meditare queste immagini che Gesù qui ci riporta. Ad esempio, vi mando come pecore, l'immagine delle pecore. Questa è la sua immagine, lui ha preso questa immagine. San Giovanni Battista ha riconosciuto questo e ha detto: lui è agnello. Cos'è la pecora? Quali sono le sue caratteristiche? Le pecore non attaccano, è molto mite, è molto buona. Così anche le colombe, siate come le colombe, non fate del male, dentro di voi portate sempre il bene e perseverate, cercate di conservare quel bene che portate dentro di voi, ma guardatevi dagli uomini. Guardatevi dagli uomini perché vi possono attirare ad un ghiaccio molto sottile, vi possono attirare nella loro logica, vi possono contagiare con lo spirito di questo mondo. Perciò guardatevi. Quando analizziamo un po' queste parole, com'è quel spirito del mondo? Lo possiamo osservare dall'ottica del nostro, dalle nostre zone che erano sotto il comunismo, dove predominava l'ateismo, ed era molto più chiaro riconoscere che l'ateismo era contrario a Dio, che dovevamo guardarci da quelle cose e non permettere che ci attirano, e che dobbiamo stare vicini sempre a Gesù. Na vuce na svoju stranu. Međutim, ma quando vediamo adesso, quando non c'è più il comunismo, l'ateismo, è tutto molto bello, gli uomini si salutano con le parole sia lodato Gesù Cristo, tutto sembra meglio, tutto sembra inclinato allo spirito di Dio, ma se guardiamo meglio vediamo che si tratta di una cosa molto 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 sottile, e dobbiamo stare attenti. Può essere un tranello, una trappola decorata che sembra bella dall'esterno, ma è sempre una trappola, e dobbiamo stare attenti. Vediamo che lo spirito di questo mondo attira la via sbagliata, tanti, tanti fedeli che smettono di andare in chiesa e continuano a seguire quello spirito, e poi sentiamo dire: lo fanno tutti. Quindi gli uomini seguono lo spirito della folla. Seguono la folla e non Cristo. Oppure, ad esempio, quando si dice nessuno lo fa, allora seguono sempre quella folla che non fa una certa cosa. Chi prega oggi? Tutti vanno in una certa direzione. Vediamo qui lo spirito del mondo che attira, e sembra molto bello, molto piacevole, come quel frutto verso cui il serpente portava Adamo ed Eva, perché aveva un buon sapore, come tutti i piaceri, come la droga, come alcol.
Tutto al primo istante sembra buono, come anche il peccato. In che cosa consiste il problema? Perché sarebbe cattivo? Perché no? Perché non farlo? E pian piano vediamo cosa succede. Succede che pian piano l'uomo si allontana, lo spirito di questo mondo lo attira con sé, entra in lui. Perché? Perché non ha perseverato e ha permesso che questo spirito lo contagi con il veleno del serpente. Perché Gesù usa l'immagine del serpente e dice: siate prudenti come i serpenti? È un'immagine molto complicata. Al primo istante è difficile capirla, bisogna meditare un po'. È più facile dire siate buoni o semplici come le colombe, ma questa parte siate prudenti come i serpenti, in che cosa consiste la prudenza del serpente? Il serpente che attacca, che è pericoloso, che porta il veleno nel tuo organismo, in che cosa consiste la sua prudenza? Ricordiamoci, Gesù dice adesso queste parole, poi un'altra volta dice: come Mosè nel deserto ha innalzato il serpente, così anche l'uomo di Dio e figlio di Dio sarà innalzato, che ognuno che crede in lui possa avere la vita eterna. Mosè innalza il serpente, l'innalza per far capire agli uomini che il serpente non se n'è andata via. Sì, fisicamente si è allontanata, ma ha lasciato lì qualcosa, ha lasciato il veleno nel nostro organismo. Noi abbiamo il veleno dentro di noi. La negatività opera in noi come il veleno qualche volta, quando qualcuno ci ferisce, e attraverso quella ferita dentro di noi entra il veleno dei pensieri negativi, dell'odio, che ci imprigionano e imprigionano il nostro spirito. Il veleno comunque può diventare anche la medicina. Qui si nasconde quella prudenza. Proprio il veleno si prende come la medicina. Gesù prende quest'immagine per paragonarla con la sua croce. La croce è il luogo del veleno, dell'odio, dell'uccisione, del tormento, di un terrore, ma lì è anche il luogo di un grande amore, dell'amore più grande del mondo, cioè dell'amore di Dio verso noi. Gesù capovolge, trasforma il veleno umano nella medicina. Il fatto che gli uomini hanno voluto ucciderlo trasforma il loro desiderio nella salvezza. Vuole che questo succeda anche in noi, che dentro di noi succeda la trasformazione. Perciò lui insegna ai suoi apostoli questa prudenza per non permettere che questo veleno del mondo rimanga in noi, ci contagia, ma dobbiamo sempre seguire lui e aprirci allo Spirito di Dio, al suo amore, per permettere che il suo amore entri nel nostro cuore e rimanga nel nostro cuore. Rimanete nel mio amore, dice Gesù. San Paolo dice: niente ci potrà separare dall'amore di Dio in Cristo Gesù.
Paolo ha capito di che cosa si trattava qui, che esistono le forze avversarie che ci attirano. Nell'ateismo era tutto molto aperto, potevamo proteggerci, ma adesso lo spirito del mondo è nascosto come il serpente, nascosto da qualche parte. Quando ti attacca, porta il veleno nella tua anima, porta qualcosa che rende i tuoi pensieri più negativi. Tu non vedi più il tuo peccato, ma il tuo peccato ti sembra una cosa buona, e quel spirito del mondo ti rivolge solo verso il mondo e ti allontana da Dio. Come dice il serpente, lasciate stare Dio, non guardatelo. Quindi questo mondo volge il nostro sguardo lontano da Dio, perché desideriamo vivere senza Dio, solo sulla orizzontale. Non esiste niente di più. Esiste solo la vita qui che abbiamo sulla terra, e la dobbiamo usare solo per gli anni che trascorreremo qui. E cosa sono quegli anni? Sono niente. La Madonna ce lo spiega, Gesù ce lo spiega, e lo paragona con un fiore che oggi fiorisce e domani muore. E vivrò solo per questa vita. Bisogna guardarsi, proteggersi, come la Madonna ce lo insegna. Gesù, guardatevi, non preoccupatevi, non lasciate che quel veleno dell'ansia che entri nel vostro cuore. Non preoccupatevi, abbiate fede, abbiate fiducia nel Signore e apritevi allo Spirito Santo nella preghiera, nell'adorazione, nella preghiera davanti alla croce. Apritevi allo Spirito Santo, allo Spirito di Gesù, al suo amore nell'Eucaristia. Apritevi alla sua parola, prendete sempre un po' di tempo per la sua parola, non lasciate che il mondo vi separi da Gesù. Gesù vi dice, ci dice, a che cosa servono tutte queste cose se perdi quella cosa, quella unica cosa che ti serve, che è più importante. Oppure, come dice a quel giovane, ti manca una cosa sola. Hai tutti i beni materiali, ma a che cosa servono? Ti manca una cosa. Nella mitologia greca si parla di due personaggi, Eraclo e Antea. Eraclo non poteva sconfiggere Anteo, ma quando ha capito che Anteo, figlio della terra, è che prende la sua forza dalla terra e che deve separarlo dalla terra per sconfiggerlo, solo quando l'ha separato dalla terra l'ha sconfitto. Quando siamo con Cristo, legati a Lui, nella preghiera, nel suo amore, se rimaniamo, niente ci può separare da Lui. Allora riconosceremo tutto il male del mondo, tutte le trappole che esistono nel mondo, i lupi che ci circondano, il male che si nasconde attraverso un piacere. Ecco perché siamo qui, perché la madre ci insegna così tanto, per così tanto tempo, con così tante parole, tanta sua cura. Perché così tanto? Perché non ci guardiamo, perché ogni tanto il male ci inganna, le persone vanno lontane da Gesù, i paesi cadono. Perché? Che cosa ottengono con quelle cadute? Che cosa hanno se non hanno Gesù?
se non hanno fede, se non hanno Dio. Ecco perché la Madonna ci chiama così tanto, ci insegna così tanto ed è ancora con noi, perché le dispiace che cadiamo nella disperazione, che perdiamo la vita per la vita, perdiamo la vita eterna per le cose materiali. Ecco, cari fratelli e sorelle, questa parola di Dio ci rende ancora più forti, ci incoraggi come Lui incoraggiava i Suoi discepoli: non preoccupatevi, ma guardatevi, così facciamo anche noi e possiamo seguirlo sempre e vivere sempre le Sue parole. Amen. Assadam. Adesso preghiamo Dio la nostra forza. Dona la tua Chiesa, Signore, perché possa sopportare le persecuzioni di questo mondo, ti preghiamo. Fa che tutti gli uomini trascorrano la vita nel lavoro, rispetto e timore di Dio, preghiamo. Risveglia, Signore, la penitenza nei peccatori e fa che tornano alla via giusta, ti preghiamo. Sì, con i nostri soldati e con tutti coloro che mantengono ordine e pace nella nostra patria, ti preghiamo. Signore, ti preghiamo, donaci lo Spirito Santo perché ci protegga, ci guida, perché Lui parla in noi, attraverso noi. Te lo preghiamo, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Свои плечи и на ухо.
Molite, braccio e sestre. Pregate, fratelli, perché mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Bože, ti daješ učinak svojim otakom. Ci purifichi, Signore, questa offerta che consacriamo al Tuo nome e ci conduca di giorno in giorno a esprimere in noi la vita nuova del Cristo Tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a Te, Signore, Padre Santo, per Gesù Cristo, Tuo dilettissimo Figlio. Egli è la Tua parola vivente, per mezzo di Lui hai creato tutte le cose e lo hai mandato a noi Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, per compiere la Tua volontà e acquistarti un popolo santo. Egli stese le braccia sulla Sua croce, morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce la Tua gloria. Fons omnis sanctitatis. Hec ergo dona quesumus spiritus tui rore sanctifica ut nobis corpus et sanguis fiant Domini nostri Iesu Christi. Qui cum passioni voluntarie traderetur, accepit panem et gratias agens fregit, dicque discipulis suis dicens. Accipite et manducate ex hoc omnes. Hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur. Simili modo postquam cenatum est, accipiens et calicem, iterum gratias agens dedit discipulis suis dicens. Accipite et bibite ex eo omnes, hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Hoc facite in meam commemoratione. Mistero della fede. Voi slavni dolazak iščekuje.
Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. Ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, nostro Vescovo Ratko e Vescovo Henrik e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, mettili a godere la luce del tuo volto. Di tutti noi abbi misericordia e donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per ipso et cum ipso et in ipso est tibi Deo Patri omnipotenti in unitate Spiritus Sancti omnis honor et gloria per omnia saecula saeculorum. Molitva nas štiti. La preghiera ci protegge. La preghiera ci fa tornare a Dio, ci collega. Questa santa messa è l'occasione di avvicinarci a Gesù, di appoggiarci a Gesù. Preghiamo con le sue parole. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace. Thank you.
Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Per la Santa Comunione uscite dalle vostre panche ai corridoi principali e giratevi gli uni verso gli altri. Quindi sui corridoi più larghi, voi che siete ai lati laterali della Chiesa, avvicinatevi alla Chiesa e voi che siete dentro la Chiesa rimanete lì. Thank you.
Pomolimo se. Gospodine, žrtva koju smo prinijeli i primili, nek nas ojači, da uvijek ostanemo u Tvojoj ljubavi i donosimo plod u postojanosti. Po Kristu, Gospodinu našemu. Dopo la benedizione continuiamo con il programma di preghiera. Preghiamo sette Pater Ave Gloria, benediremo i vostri oggetti religiosi, dopodiché segue la venerazione della croce fino alle 9. Domani con la Santa Messa termina il ritiro spirituale per i sacerdoti qui a Međugorje. Siamo qui da lunedì. Durante tutta questa settimana siamo venuti davanti a Gesù che ci invita, seguimi. Ci siamo rinnovati osservando Lui, nutrendoci della Sua parola, ascoltando la Sua voce, osservando il nostro stato dove siamo e cercando di nuovo la Sua direzione, la Sua via, per poterlo seguire di nuovo con la gioia, perché siamo i Suoi sacerdoti e per poter continuare sulla Sua via. Rendiamo grazie alla Madonna, a Gesù, per questo ritiro spirituale, a tutti i parrocchiani che hanno ricevuto questi sacerdoti gratuitamente. Grazie di cuore, cari parrocchiani, per i vostri cuori aperti. Il canto di stasera l'hanno fatto i seminaristi di Ucraina. Adesso, cari fratelli e sorelle, tutti i sacerdoti adesso si metteranno davanti all'altare, si volgeranno verso voi. Voi che siete qui, rimanete lì. E voi che siete davanti, oppure no, avvicinatevi un po', tutti voi che siete dietro all'altare. E voi che siete giù, salite un po' verso noi, volgiamoci verso, verso i nostri fratelli e sorelle, spalancate le vostre mani su di loro e pregate. Cristovo braccio e sestra. Perché Dio benedica i fratelli e sorelle di Cristo. Gospodin s vama. Il Signore sia con voi. Ispružimo svoje ruke. Apriamo le nostre mani e preghiamo dentro di noi come sacerdoti, preghiamo per la benedizione del Signore, perché Lui benedica e riempia della pace questo popolo. Perché lo Spirito Santo guidi queste persone, questi uomini, perché possano rimanere nell'amore di Gesù. E sve vas, tutti voi, tra
attraverso le nostre mani sacerdotali, per l'intercessione della nostra Madre, Regina della Pace, benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Inginocchiamoci pregando, credo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del Cielo e della Terra, in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Regina della pace, benediciamo il Signore. Завжди зі мною.